Avere una passione aiuta a superare molti ostacoli, a crescere e a raggiungere sempre nuovi obiettivi. Questo ce lo dice Deco Creart Manu 83 e ci racconta bene il suo lavoro dopo la sigla. Ed è una mamma innamorata della propria bambina e della propria famiglia, con una passione e un amore smisurati verso la decorazione pittorica e la porcellana fredda. La creatività, la manualità, la passione per la sperimentazione, l'amore per la natura mi appartengono fin dalla più tenera età. Sono diversi i racconti di nonna e mamma che mi ritraggono a ritagliare centrini di carta proprio a 3 anni. La matita, i colori, tutto quello con cui si può creare fa parte della mia vita. Dopo la laurea specialistica in architettura del paesaggio presso la Facoltà di Architettura di Genova e numerose esperienze di vario tipo professionali, mi sono data all'arte. Che cosa provo quando coltivo il mio hobby? Penso che una creazione deve essere in grado di contenere più di un messaggio e cerco di conferire ad essa più stimoli sensitivi possibile. Non solo la vista utilizzando materiali semplici, colori avvolgenti, forme morbide al tatto, a volte profumate accompagnate da dolci suoni, ma anche il coinvolgimento di un vasto range d'età. Cerco sempre di informarmi sui gusti della persona ricevente il regalo, i suoi sogni, le sue abitudini. Credo che un regalo debba piacere soprattutto a chi lo riceve. Ricevere un regalo personalizzato è qualcosa di molto bello. È un dono che ti rimarrà per la vita, perché è qualcosa che è stato creato per te, che ti rappresenta, qualcosa che ha dentro qualcosa di tuo. Per cui Manu ci dà sicuramente un'esperienza diversa rispetto al suo hobby. La creazione per lei è l'incontrare un'altra persona, l'incontrare i suoi sogni e quelle che sono le sue passioni. Vi lascio tutti quanti i riferimenti di Manu Creart qui sotto e vi lascio ad una ricchissima gallery perché mi ha mandato tantissime foto che ritraggono i suoi lavori. Bene, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Raccontami il tuo hobby. Continuate a seguirmi perché siete davvero in tantissimi adesso e ci vediamo lunedì prossimo. Ciao da Anna, da Scriviamo Insieme, buon fine settimana a tutti. Ciao!